Ricordiamo che la regola prevede che quando l'atleta stacca, nella posizione verticale potrà mangiare il suo cibo. Ottimo! Bene! OMG! Amazing! Ottimo alla deglutazione. E si torna su! Ottimo! Continui, continui! Si fidi, si fidi! La fetta al latte arriva! Buona! Attenzione! Ok! Quando vuole si può continuare. Noi siamo assolutamente pronti che arriva anche da sotto! OMG! E su! Fantastica! OMG! Una fettina di rinforzo! OMG! Amazing! Nella tavola! Piccolo Tommy, si avvicini, è ancora fiato. Un attimo che se non ce la fa... Ecco qui. Grazie. Perfetto. Io devo ringraziarla, non mi mangi la mano, per essere stato ospite. Spero che l'allenamento di oggi riuscirà a migliorare le sue performance, soprattutto durante le sue food challenge. Ci ho finito però. Adesso ci starebbe una bella sgarrata. Sa qual è il mio sgarro preferito? Glielo racconto, venga. Io vado matto per mangiare la pasta integrale con Philadelphia e tonno. Facciamo una bella magnata? Sì, mi segua. Vogliamo. Al ristorante. Ed eccoci arrivati. Dove siamo? Dove siamo? Da Alberto, Gigi Pippa, numero uno. Gigi Pippa, ci siamo già stati. Ormai sei di casa anche tu. Ciao Alberto! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Il solito, ma 6 kg. 6 kg? Sì, prego. Ah, ma è già tutto allestito? Ma per piacere, qua siamo dei professionisti. Ma però! Si accomodi. Posso sedermi alla destra? Sì, sì, da dove vuole, il video è suo. La ringrazio. Ah. Abbiamo anche la seconda telecamera, gli amici delle telecamere B, già pronti? Sì, eccoli lì, vedi che ci stanno guardando. Buongiorno ninja da tavola, benvenuti in un nuovo video, dove metto benvenuti in una nuova challenge. Oggi ci troviamo da Gigi Pippa ad Este e sono seduto alla destra del padre, signor Danny Lazzarin, che dopo avermi esploso nel video Esplodo Thomas, Hungry, dovrebbe chiamarsi così, giusto? Sì, sì. Dove mi ha praticamente fatto scoprire che durante l'allenamento si può anche mangiare. Ma serve per migliorare la performance. Ma siamo sicuri che sia efficace? Adesso lo testeremo, perché siamo qui per fare un mega sgarro composto da... È il mio sgarro, il nobile pasta, tonno e Philadelphia. Una ricetta fit, ma sicuramente buona, a me piace. A me piace un sacco. Murri mi prende sempre in giro, ma cosa ne sa Murri? Boogie, mi fai la pasta Philadelphia e tonno? Ma che cazzo di sgarro è? Ma cosa hai mangiato fino ai 30 anni, cartone? Vabbè, comunque, prima di procedere e chiedere ad Alberto di buttare la pasta, dobbiamo anche ricordare che questo video è sponsorizzato da Airup, la speciale borraccia in grado di aromatizzare l'acqua solo grazie alla percezione retronasale, perché quando si beve da questa cannuccia, come sta facendo Danny, non si ingerisce nessuna schifezza, ma si può appunto aromatizzare l'acqua a calorie zero. Meglio di così, giusto per questa food challenge. E come si suol dire, un pod al giorno toglie il medico di torno, visto che ogni singolo pod ha la possibilità di aromatizzare fino a 5 litri di acqua. E avendo provato praticamente tutti i gusti proposti dai rap in questo 2022, oggi sono qui per presentarvi la raccolta top 5 versione invernale, in cui potrete provare più pod ad un prezzo speciale, compreso il nuovissimo gusto mela e cannella, il quale farà decollare le vostre papille gustative nel giusto mood natalizio. Ma non è finita qui, perché in vista del Natale appunto Airup ha deciso di lanciare 6 fantastiche offerte adatte a tutte le persone che vogliono donare questa fantastica borraccia ai loro cari, aiutandoli così a rimanere idratati con gusto non solo durante le feste natalizie ma anche per tutto l'anno a venire. Ed entrando direttamente dal link che troverete in descrizione, usando il codice sconto Thomas10 avrete la possibilità di ottenere il 10% di sconto su tutti i prodotti Airup, escluse le offerte. Approfittatene, perché rimanere idratati è la cosa più importante, ninja da tavola. Comunque abbiamo ordinato 6 kg di pasta, se non erro, giusto? Ho ordinato 6 kg di pasta. Quindi questa sarà una sorta dei All You Can Eat Pasta al Tonno e Philadelphia Challenge, presumo, ho detto giusto la ricetta? Sì, 3 cose, pasta, Philadelphia, tonno. Ma io mi perdo sul poco. Ha ragione. Dove il sottoscritto sarà sfidato da Danny Lazzarin, vedendo chi mangerà appunto più pasta. 150 g di pasta cada uno e la dividiamo a round, che ne dici? Certo,
io direi porzioni uguali e si va avanti a oltranza. Si fa centrare la pasta! Oh, ma guardi! Eccoci! Il nostro Alberto sempre preciso. Ecco qua i nostri 150 grammi. No. No, questi scusami. Grazie, eccoli qua. Perché cosa fa la differenza? Santo no, sempre no, stessa no, pasta. No, sono uguali, 250 sono identici. 250 e 250. No, io ho chiesto 150 no, grammi. No, 250. 250. 250. Ho messo anche due olive disidratate così non aumentiamo neanche il peso. Hai visto? Sì, ma una domanda. Questa mi sembra un po' più grande, sinceramente. No. Bilanciato, pesato, tutto. 250. 250. Si vede chiaramente. Lo stesso. Vabbè, cominciamo. Direi proprio di sì. Allora, 3, 2, 1. Timer partito, anche se non ce l'abbiamo. E allora cosa facciamo? Lo mettiamo in post-produzione? In post-produzione, bella il idea. Il Tommy del futuro. Tocca lavorare, Dio sa. Ha visto? È arrivato un timer. Qua ad Alberto c'è tutto. Lei lo scredita ed eccolo qui. Come si usa? Lei è già partito. E allora facciamo così, metto massimo 45 minuti come un tempo di calcio. Massimo qui. A gogo, guarda. Va bene. Perfetto. Cin salute. Cin cin. Cin cin. Lei è maleducata. Fight. Arcipigna. Ha sentito che buona. OMG. Amazing. Proprio buona. Ma ci sono anche le olive disidratate quindi. È un piccolo vezzo. Per noi, l'ospite speciale, il piccolo Tommy, va viziato. Che buona. Che fa spia. Con vendino mi porca miseria, non so capire. È uguale. 250 grammi. Lei vuole forse litigare oggi? Direi proprio di no. Ah, allora? No, perché mi sembra sa un po' altezzoso oggi. Indisponente. Questo sarebbe il suo sgarro preferito. Sì. Ne ho sentiti di peggiori. C'è chi va matto per latte e cereali, eh. Adesso, da che pulpito? Che personaggi. Cosa gliene pare, Thomas, di questa pasta? Non è peso questa pasta. Mi piace molto la nota fruttata che lascia l'oliva nel palato. Perché l'oliva è un frutto, ricordiamo, no? Ricordalo, ricorda che quello lì non lo sa. Lui sì, vabbè, tu lo sai, l'abbiamo visto. Ma l'altro, vedi che non lo sapeva. Tu sei anche tutto. Mamma che buona. Prego, mi dica. Il suo allenamento di oggi non ha funzionato. Perché? Non so, prestante, è già finito lei? Lei probabilmente ha doti da endurista. Forse nell'endurance mi batterà. Vince nella velocità. Non si vince nella velocità. Che fa? Ma mi perdi i pezzi. Passo caloria. La caloria non va mai avanzata. Si pensi che questa ricetta risale all'antichità, quando gli Spartani, dopo un glorioso combattimento, tornavano e le loro donne preparavano ai guerrieri più forti, quando tornavano con le loro gambe e non sugli scudi, un glorioso piatto di pasta Philadelphia e tonno. Ma all'epoca il Philadelphia costava molto meno. Quello si usava? Il Philadelphia va quello più economico. Ma prego, mi dica. La sento curioso oggi. Che tonno è questo? Di che mare è? Questo si sente chiaramente del mare di sottomarina. Sottomarina Beach? Sì. Infatti sono le alghe. Vabbè, è finito. Sì. Sì. Mezza caloria è scivolata. Dove? Tra le sue regali palle. Recuperata. Alza le mani. Primo round è andato, Primo round è andato, complimenti. Ha combattuto. Okay. Grazie, grazie. L'hai visto come ho spazzolato i miei 250 grammi? Vedete, è già qua Alberto. Pronti per il bis? Sì, 250 grammi, come sempre. E 250. E 250, come sempre, piccolo Tommy. È svilinco verso destra lei. Ma cosa sta dicendo? Ma lei insinua che vi sia forse un sotterfugio. Penso un accordo sì. Nascosto tra me e l'Alberto. No, no, mangi, mangi. E parli freddi, però adesso. No, è che lei lo vede più grande perché è più vicino alla telecamera. E quindi questo gioco di proporzione lo fa sembrare più grande. Proviamo. Sì, guardi. E adesso questo sembra più grande del suo. È vero? Ha capito. Prospettiva. E che è? Qual è il suo massimale di pasta? Credo sia un chilo e qualcosa. Ha visto che l'Alberto ha anche fatto un piccolo giretto con dell'olio extravergine d'oliva di grande qualità? L'avevo notato. Lei è come un'idrovora. Un cosa? Un'idrovora. Sì. Cos'è un'idrovora? Un'idrovora? Scrivetelo nei commenti. Che cos'è un'idrovora? Lei ha mai visto che è un gheo? Ultimamente sto guardando Più essere milionario. Davvero? Sì. Sono diventato molto colto. Molto colto. Lei quindi non ha mai conosciuto la signor Licia Colò? Licia Colò?
Ma hai visto però, sono un gran fan di Giuliacci, quello che fa previsione del meteo. Ah, sì, 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 il padre del figlio. È Spirito Santo. Perché mi caccio sempre in queste situazioni? Ma lei, mi dica. Che forse il tonno di questo piatto viene da Jesolo. C'è un sentore. Attenzione! Fuoco e fiamme! Il risveglio della ranocchia! Era un 1-2! Una partita a tennis! Oh, amazing! Sono le olive! L'oliva! Vedo che è svelto, È più svelto poco miseria! Ma di poco! Il trucco è tenere il piatto vicino, che così diventa più piccolo. Se lei lo allontana, diventa più grande. La pasta si gonfia? Sì, perché no, si avvicina alla telecamera e dopo lo vede gigantesco in TV. Invece se lo avvicina diventa piccolo. Non so lei, ma questa pasta si fa mangiare. Io non riesco a capire. Cos'è che non riesce a capire? Me lo dica. Dove si è allenato per essere così veloce? Capisco che è il suo sgarro preferito, ma... Io ho il vero e proprio tempio a casa, quindi ho modo di riuscire a gestire al meglio le tecniche. So refreshing. Guarda, lei si è pure mangiata l'erbetta. La mangerei? No. Ho 34 minuti, Quanto? 34 minuti. Sicuro? Stando all'indietro. È un countdown. Un cane storpio tipo. Vedo che sta arrivando anche qua Alberto. Round numero 3. Tutto bene? Tutto più che bene, come sempre. Insomma. 250 grammi cada uno. Vai. C'è forse qualcosa da ridire? No, proseguiamo, la pasta comunque è molto buona. Io non la vedo sincero, chiedo l'aiuto del pubblico, chiedo cortesia, può venire, visto che di me e di Alberto non si fida. Non le sembra uguale? Sono 250 grammi cada uno. Mi sembra proprio di sì, ma i suoi sono più... Perché li ho mossi. Quindi se io li tiro su è un effetto ottico. È l'effetto ottico, glielo spiego, sono ore che glielo spiego ma non ci arriva. Capisce. Prego, a lei che piace. Grazie. E che fa? Ma questo non si mangia. Pensavo fosse... No, un sciocchino. Fight. Round 3. Round 3. Siamo a 750 grammi. Questa roba di solito quando mangio 750 grammi, neanche li sento sto giro, mi sento veramente pesante, non riesco a capire perché sono stati Kinder fino al latte di oggi. Probabilmente sì. Perché le garantisco che il suo piatto è di 250 grammi. Vuole forse chiederlo alla ranocchia? Ormai sono a comando. Che dice la ranocchia? Non so, ma Alberto ci guarda male. Ne sa, di solito non è abituato a commensali che... che ci lasciano andare, diciamo. E che non abbiamo ancora ruttato, non abbiamo fatto il ruttino. Buono, eh? Beh, è pesante però, eh? Ma le dirò che tutto sommato... Non la sta sentendo? No. Cioè, la sento per i suoi 750 grammi. C'è fuori fornaio? No, è una leggera impressione. Per dire, se fosse davvero il doppio del mio piatto, adesso sarebbe 1,5 kg. Chilo e mezzo? Mhm. Che comunque sarebbe poco. No. Ma dopo questo sgarro epocale, di solito prende anche il dessert? Sì, dietro. Ai, amici miei! Che sta succedendo? Ciao, comincio ad avere anche caldo. Anch'io. Si apre un po', si sbottoni lei alla camicia. Do una mano. Certo. È un po' ostica. Ok. La ringrazio. Adesso può respirare. Oh. Si sente più areato? Molto sì. Il pubblico che è dietro la telecamera è intristito perché erano innamorati dell'outfit del nostro amico Tommy. E vanno i calcetti. Lei proprio non vuole più venire qua, eh? Già finito il piatto! Che fa, urla! Si contenga! Guardi, una caloria! Buono! Ancora 28 minuti al termine della partita. Lo sta nettamente vincendo? No, perché dice così?
una bella squadra. Chi cos'è? Attendevo il prossimo round. Adesso arriva. Siamo pronti quindi per il round numero 4. Ecco qua Ninja Tower. Il primo chiletto. E siamo a un chilo, Tommy. Pensi che se fosse il doppio del mio, lei sarebbe a 2 kg. Alberto, sicuro comunque? Sì! 200 grammi uguali. Non sbaglia mai la bilancia. No, no, quella di Alberto no. È solo un effetto ottico. Round 4. Fight. Leggera. Leggera. Una bella, una signora pasta. Ma che Philadelphia usa di solito? Io uso il Philadelphia, quello, quello là. Quello là? Tu ha presente? No, codice 104. Ah, ok. Me l'ha consigliato Murri. La zarimbastona, eh. Lei è nel mio terreno di battaglia. OMG ninja da tavola. No, perde sto giro. La finita. No. Scende bene. Sì, per carità. Lei continui, che se fa il bravo la prossima volta lo facciamo con latte e cereali. Ma dissolvente. Dissolvente? È lei che prepara questa ricetta o la sua moglie? Dissolvente la prepara mia moglie. Ah. Un chilo è sempre un chilo, eh. Cioè, il Philadelphia con questa pesa, eh? Il Philadelphia veniva utilizzato nelle antiche terre norrene dai vichinghi, che dopo una gloriosa battaglia, quando tornavano al loro villaggio, le donne vichinghe accoglievano i guerrieri con gloriosi piatti copiosi di pasta con tonno e Philadelphia. Ne farò uso nella mia dieta, allora? Certo! Amazing! Ah, mi sento proprio come un ninja. Porca miseria! Vincerò un round prima o poi! Non so perché, ma credo che il prossimo... Sa, mi farei portare un po' di acqua gasata dal signor Alberto. Giusto per far sì che le bollicine... Io ho la Coca-Cola Zero, se posso! Certo, ci mancherebbe! Se vuole, e se ha piacere... Grazie Alberto! Ecco! E siamo a 1,250 kg! Da mangiare! Grazie come sempre, è troppo gentile. Faccio quel che posso. Possiamo avere anche Alberto dell'acqua frizzante e una Coca-Cola So Refreshing Zero. Anche l'acqua zero possibilmente, che il signor Danny Lazzaria è in dieta. Sì. Pronti l'acqua? L'acqua gasata, buona come poche. Posso chiedere Alberto, l'acqua è zero? Zero. Grazie. Zero. Come la farina. Sì. E come il suo dire, cin cin cinciocca. Viva la gnocca. Prossimo round. So Refreshing. Fight. Lei non ci crederà, ma io sto un po'... mollando la presa? No, non mi metta in bocca parole che non ho usato. Ho detto, non ci crederà, ma io sto. Sono qui, forse? Invisto. Sto tentando di non spostarla, perché sono la doppia. Bravo! C'è il trucco, no? Bravo, la tenga bella compatta, così rimane poca, poca. 250 grammi, perfetto. Se lei la apre, diventano 500. Cazzo, ci sono i trucchi? Certo. Fa quando di pipa è come essere a Hogwarts. Dove? Lei non ha mai letto i libri di J.K. Rowling? No, ma giocavo a Street Fighter! Bravissimo, come mi tornano in mente questi piccoli flash del passato di una vecchia collaborazione che avevamo fatto io e lei, si ricorda? Begli anni! Ah, certo! Quando eravamo giovani, quei gentleman, si ricorda? Ah, che spettacolo! Molto sul refreshing. Che fa? Cos'è, è diventato un draghetto? Si ricorda? Ha mai giocato lei a Spyro? Sì, il draghetto rosa. Dopo c'era anche Hercules per PS1, insomma, hai giocato? No. La Cherry ci giocava da piccolina. Ci giocavo con le Barbie però. Passo la caloria. C'erano le micro machine, te le ricordi? Sì. Le action figure di Alien quando ero piccolino. Cos'è Alien? Lei non ha mai visto Alien? No, ma ho guardato I.E.T. 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 telefono a casa. Sì, perché erano due. E.T. 1 e E.T. 2. Avevo visto I.E.T. L'1 e il 2.
Non so, ma io ho come la strana sensazione che di ET ne sia stato fatto solo uno. Possiamo chiedere al pubblico se... No, perché è una domanda che avevo visto anche su Chi vuole essere milionario, che adesso mi sono appassionato a guardare. Ah, è vero. Non mi risulta. No. Strano, l'ho tolto allora. Può essere. Lei si ricorda il nome del regista che scrisse e diresse E.T.? Le do un indizio, fece un altro film. Jurassic Park. Bravo. E quindi? Io e lei dovremmo fare squadra in quei giochi dove scrivono una parola. E il mimo. Devi fare il mimo e tu devi indovinare il film. Sai, ho due amici che fanno un mimo di cognome. Caspita, due addirittura, due amici. Come T1 e T2. Mimo 1 e Mimo 2. Non avevamo sintonia. È assurda sta roba. Cosa mi sta succedendo? Non lo so. Lei è una cattiva influenza su di me. Credo che aiuterà a favorire il mio divorzio prima o poi. Però potremmo fare tipo 1-2. Sai come a calcio? Passo il pallone a no, lei. Come T 1 e 2. No, dai, proviamo, ce l'hai in canna. Ciao, lei, ecco. Ecco. No, ce l'ho fatta, è stata dura, vabbè, 1-2. È stato duro, mi spaventa. Piuttosto di muovere, meglio duro, Certo. Vorrei fare adesso una domanda a sua moglie, ma non vorrei mai che puoi essere... L'ultima volta mia moglie ha chiesto di fare un'orgia, quindi si limiti a farsi gli affari suoi, cortesemente. Che ce lo ricordiamo tutti. No, voglio sapere se è meglio duro o mollo. La pasta intendo, perché secondo me questa è al dente. Comunque è buona, mi piace, però io preferisco la cottura un po' più molla. Lei come la prepara di solito, Danny? Più duro? Niente, lei è uno che piace duro. Oddio. Ho 5 round andati. È già qua Alberto. Ah, Maria Vergine. Oh, Gesù Santissimo, va che torre. Siamo sempre 250 grammi. Certo. Sì, sì. Alberto, come sempre. Anni fa. Oh, mamma mia. Perché hai fatto a montagnola? Lei lo appiattisca. Vedrà che sembra molto di meno. Ma guarda che più lo tiro su, meglio è. Pardon me? Ah, sì. Ah. Ho perso questo giro. Final round. Non lo so, Thomas, non lo so. Come fa? Io ho caldo, sto sudando, il battito cardiaco sta anche aumentando, quindi siamo molto vicini. Rischio infarto. Perché sai, i miei infarti funzionano così, il cuore comincia a accelerare veloce. E lo fa. Smette di battere e lì. Com'è la manovra di Van Salva che mi spiegavi una volta? La manovra di Van Samba. La manovra di Van Samba funziona proprio così, ovvero sale fino a un certo punto dopo si blocca. Grazie Thomas. Ah, è sempre così facile portare contenuti con lei. Sta a favore, no? Ah, certo, so che ci tiene ogni volta, ci mancherebbe. Come definirebbe quella farfallina lì? So refreshing o amazing ninja? Dopo, so refreshing, sai come? Le prime fresche. Come le prime fresche? Quando se ne via sul tagadà, sui giustri, che robe ha. Le prime basetti, quelle morose. Tresche, diciamo molto. Ah, tresche? No, anche noi diciamo tresche, è vero. Quindi, Non so mai mi è uscito fresche. FT più o meno si assomiglia. Ma mi racconti un po' di queste tresche in gioventù al Tagadà? Sì, poi parole. Questa è una storia molto interessante. Oh. La prima volta che infilai il mio dito in... No! Io eviterei. Ecco, quando infilai per la prima volta, grazie Cherry, quando infilai per la prima volta il dito... No, questo poi sono destro, nella torta... Ma è andato con l'indice lei? Sì, mi ricordo ancora. E sono andato giù per il laghetto là che c'era da noi. Quando sono arrivato lì e ho fatto tutto quello che devo fare, sono tornato, c'era un mio amico che era un po' schizzato, peggio di me. Mi ha preso la mano e ha iniziato a leccare il dito, come fosse sporco di torta, appunto. Quando siamo tornati sotto il tendone che c'era la sagra, perché c'erano anche gli autoscontri, ho preso le patatine fritte. Io ho iniziato a mangiare le patatine fritte con la stessa mano. E poi mi fanno: ma guardati le dita. Praticamente avevo le dita rosse, ma non erano le confetture delle patatine fritte che stavano mangiando. E comunque mio amico quando l'ha scoperto ha apprezzato. Non molto. Ah no. Però io mi sono divertito quella sera, insomma. Certo. Vorrei fare la stessa domanda alla ragazza. Mi salutiamo. Salutiamo. È la mia vicina di casa. Su serio. Insomma lei così.
Una ragazza le chiede un bacino e lei la, pow, la pugnala col dito. Fermiamoci qua, Antonio. Cosa dici? Ma torniamo alla nostra pasta con Filadelfia, tonno e datterini. Datterini? Signorina Jasper. Ah, certo, come ci si può confondere tra fresca e fresca, ci si confonde fra datterino e oliva, certo, certo. Lei è particolare, lo sa? Come i filtri particolari? Sono particolati. Chiedo alla regia di ricercare filtri particolari e di vedere cosa esce. Io ho paura, meglio che lo faccia con una navigazione privata. Mettiamo in navigazione privata e cerchiamo filtri particolari. Come me si collega comunque al secondo ET che uscirà a breve. Intanto abbiamo liberato anche una notizia storica, eh? Non ci siamo con l'ETG, è l'attore di ET. No, ne avevo visto il regista, ma se vuoi dirmi l'attore va bene anche l'altro. No, perché la tua è ET, appunto. Io non so se ancora è il mondo quel personaggio. Chi, l'alieno? Non lo so, bisognerebbe chiedere. Quanto durano gli alieni di solito? Quanto durano? Regia? Ma se devono girare il secondo, vuol dire che è ancora vivo. Potrebbe essere il figlio. Tanto li riesce a distinguere, sono tutti uguali. Come si chiama il figlio di ET? Comunque ho cercato filtri particolari così per curiosità e mi sono venute fuori queste immagini qui. Era questo che intendeva lei quando mi ha detto filtro particolare? Che usavamo appunto al tempo per farci sulle canne. No, ormai non so più con chi sto parlando e cosa dire. Guardi, non, le dico quello che vuole sentirsi dire. Oh, minuto 12, eh. Minuto 12. Non è una risposta pronta? Lei sì, è un chiacchierone. No, questo cos'era? 5, Alberto? O sesto? Sesto? Complimenti, Thomas. Pensavo di poterla battere, ma neanche corrompendo la direzione riesco a vincere. Sì, piccolo Thomas, perché lei effettivamente ci aveva visto giusto. Aveva 500 grammi a porzione e io ho cercato di vincere, ma inutilmente. Ecco perché mi sembrava più grande, cazzarola. Io ti dai sta porzione. E io non ce la faccio, Tommy. Finisco io. Ah. Guarda che muovo. Non so perché si muova. Sempre pastiglie. Allora, voi fatevi gli affari vostri, che nessuno vi ha interpellato. Il maestro sta parlando con gli dei, quindi il linguaggio spirituale ha tutto un suo composto alchemico, unico. È come un filtro particolare. Ma cazzo, io non spreco il cibo, sto cazzo, ma io non... Spreco, senza me. C'è Alberto che sta cercando di cavarsi gli occhi con una forchetta. Perché è suonato il timer? Perché ho cercato di distrarlo con le chiacchiere per vincere, ma aveva comunque mangiato più di me. No, siamo arrivati a pari, eh. No, perché avevo più porzione sul piatto, nonostante fosse la metà. Per me è pari e fatta. Avete visto l'onestà di Thomas? Per lui è pari e fatta. Lui va a piatti, non a quantità. E sorride anche. Boh. Attenzione, un paio di calorie. Sappi, Alberto, che se hai anche appena mangiato prima di entrare è tipo una confezione intera di Kinder fetta al latte. Io sinceramente adesso ci avrei da fare 60 km in macchina per andare a casa. Però c'è un piccolo problema, perché la sonnolenza. Allora o mi fermo a dormire da lei. Dopo le avance che ha fatto a mia moglie eviterei il dormire a casa mia. Quello che però potremmo fare per smaltire questi 3,5 kg, presumo, di pasta con Filadelfia e tonno è un allenamento. Nella sua palestra? E le gridiamo così?